mattina la Juventus ha presentato ufficialmente al mondo il suo nuovo acquisto, cioè Matthias De Ligt. C'è stata la comunicazione ufficiale da parte dei bianconeri, c'è stata la diffusione a livello social delle varie cose che hanno ufficializzato l'acquisto di De Ligt, c'è stata la grafica Turns the Light On, un gioco di parole con l'inglese come Turns the Light On, cioè accendete le luci, ovviamente scritto in maniera diversa in modo che si diciamo adattasse al contesto, ma ragazzi c'è stata una cosa che, voglio dire, è sfuggita a molti, perché una delle grandi ossessioni della trattativa De Ligt in questo periodo è stato, cavolo, De Ligt costa troppo. Molte persone, anche i juventini, sono venuti da me e mi hanno detto: Matt, ma sai, 75 milioni sono veramente un sacco di soldi, la Juventus se li può permettere, ma come verranno pagati, eccetera, eccetera. A sciogliere i dubbi è stata proprio la Juve con la comunicazione ufficiale. Intanto, se non l'avete fatto, salve a tutti ragazzi, vi abbraccio, vi saluto, vi bacio, fate quello che volete. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, mettete un bel like al video e non vi dimenticate di attivare la campanellina delle notifiche, che è molto 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 importante. All'interno dei commenti trovate il ban, cioè il block, diciamo, con i miei link social. Dobbiamo parlare del comunicato, cioè dobbiamo parlare di una cosa, voglio dire, molto naturale. Nel comunicato social della Juve si fa riferimento al pagamento di 75 milioni, se non sbaglio. Comunque, non ci interessa molto ciò che è stato comunicato a livello, diciamo, di scrittura, ma ci interessa proprio il peso economico di questa operazione, che è stato, diciamo, dedotto da quello che ha comunicato la Juve. 75 milioni di euro, pur essendo una cifra molto alta, Paratici ha fatto letteralmente un capolavoro. Voi non vi rendete conto, probabilmente, perché ora che io vi dirò questa cosa, voi direte, starete vicino allo schermo e farete: è la miseria, è impossibile che ha fatto questa cosa. Perché c'è stato tanto tempo nell'affare De Ligt? Perché è impiegato tanto tempo? È stato impiegato un lasso di tempo alto? Perché Paratici stava discutendo, probabilmente, della modalità di pagamento. La modalità di pagamento è tutta a favore della Juve. 75 milioni di euro complessivi ripartiti in 5 esercizi diversi. Cosa vuol dire? 5 anni per pagare De Ligt. 75 diviso 5, al paese mio, fa 15 milioni all'anno. Cosa vuol dire? Che De Ligt peserà, per quanto riguarda il proprio cartellino, sul bilancio della Juve solamente per 15 milioni all'anno. È un acquisto, secondo me, svolto in maniera magistrale dal punto di vista aziendale, economico e finanziario. Perché, oltre ad essere un acquisto top in difesa, qui parliamo di prezzi e parliamo di persone che vengono prese dalla Juve alle condizioni della Juve. Cioè, la Juve è riuscita a convincere l'Ajax a prendere a vendere De Ligt a 75 milioni a loro, dopo che De Ligt, voglio dire, aveva avuto contatti col Barça, col Paris Saint-Germain, e l'Ajax, devo dirvi la verità, mi sembrava più propensa a venderlo a loro, devo dire la verità, ad un prezzo completamente accettabile. Cioè, 75 milioni ripartiti in 5 anni, la Juve a livello di bilancio non li sente nemmeno. Non li sente, perché è come se tu ogni anno acquistassi un giocatore da 15 milioni. Quest'anno hai comprato De Ligt, De Ligt quanto ti costa? 15 milioni più l'ingaggio. L'anno prossimo quanto ti costa? 15 milioni più l'ingaggio. L'anno prossimo ancora 15 più l'ingaggio, 15 più l'ingaggio, fino a pagarlo tutto. Sapete che c'è la ripartizione dell'investimento. È una delle cose più, secondo me, più preziose che ci siano all'interno degli attuali metodi di pagamento nel calcio, stiamo parlando, ma in generale anche in altre situazioni, perché ti permette di fare operazioni, voglio dire, economiche molto alte a livello proprio monetario, però con un esborso di denaro attuale, cioè all'interno degli esercizi in cui tu compi l'operazione, veramente minimo. Non per fare lo spaccone, ci mancherebbe altro, però 15 milioni di euro all'anno per la Juve non sono niente. Niente. Una società che fattura quanto fattura la Juve, che ha un capitale come quello della Juve, 15 milioni di euro, sono come se io vi chiedo datemi 15 euro. Cioè è una cosa, veramente, un esborso di denaro veramente minimo per una società come la Juventus. Ed è questo che deve far riflettere, cioè deve far riflettere la maestria di questo dirigente, cioè di Paratici, nel riuscire a convincere, da questo punto di vista, l'Ajax a ricevere soldi in questo modo. Perché l'Ajax avrebbe anche potuto dire no. 75 milioni di euro li vogliamo in due tranche. E lì non c'era scampo, perché lì avresti dovuto pagare molto di più rispetto a quanto paghi. A questo punto mi sovviene anche un altro dubbio, cioè la Juventus, avendo speso alla fine solamente 15 milioni di euro per De Ligt annualmente, quindi parliamo di esborsi annuali,
avendo speso praticamente zero per Rabiot, Ramsey e Buffon e avendo speso 18 milioni di euro per Demiral, che non sono soldi però di Demiral, cioè non sono 18 milioni ma sono 4 e mezzo perché è ripartito in 4 anni il prezzo. Con le voci a bilancio così, cioè con la Juve che ha i costi dei cartellini a bilancio che sono molto più bassi di quanto ci aspettassimo comunque, la Juve può provare a prendere anche quel famoso centrocampista che potrebbe essere Pogba, che potrebbe essere Isco, che potrebbe essere chiunque altro, o la Juve si dedicherà solamente ai Cardi? Fatemi sapere nei commenti.